Buongiorno, benvenuto in questo nuovo vlog diario. Mi sono messa qui a parlare perché Emma dorme. Vi voglio dire una cosa. Già ho avvisato in chat. Chi vuole entrare in chat deve mandare il peso, non mi interessa. Cioè, ve l'ho detto un miliardo di volte. Quindi adesso io vi elimino. Chi non l'ha mandato, vi elimino. Se dopo venite a piangere da me, vi mando anche a quel paese, ok? Basta, non dico altro, mi sono stancata. Ragazzi, io sto preparando la colazione, la solita, però stamattina voglio andare a provare le gallette. Ne provo una, così vediamo com'è. Quella lì che ho preso ieri, che sono al segale. Quindi andiamo a vedere il gusto. Comunque, buona domenica. E nulla, raga, io più tardi dovrei uscire, poi vi faccio sapere, dovrei andare a fare dei servizi con Antonio, anche di domenica purtroppo, quindi giornata sempre un po' incasinata, però il pomeriggio sto a casa, speriamo che non sgarro, ecco, perché quando sto in casa ho sempre fame, però cerco di mantenermi, meno male che non ho schifezze in casa, ma tutte cose abbastanza sane. Antonio sta consumando tutta la sua calza. Così almeno dopo, una volta che è finita, sto a posto. Comunque vado a preparare le gallette e assaggiamo quella di segale. Sono troppo curiosa. Allora, ragazzi, ecco qui: due gallette di riso e una di segale, latte e caffè. Andiamo ad assaggiare. Sono friabilissimi, friabilissime, tipo, sapete quando mangiate le patatine, quelle di Puff? Uguali, buone, non sembra di mangiare la galletta in verità, sono buone, però l'unica cosa, nota negativa, tra virgolette, che siccome sono troppo friabili, quando le prendi dal pacchetto si rompono tutte, quindi è una cosa che non amo, insomma. Buono, sono da provare, una tira l'altro secondo me, eh? Bene ragazzi, faccio colazione e ci vediamo dopo perché non posso urlare. A dopo. Allora ragazze, sto andando a fare la merenda con la frutta. Bonjour, Allora buongiorno. ragazze, sono un paio di giorni che non registro video e oggi riprendo. Non ho registrato principalmente perché non c'ero con la testa, io non avevo voglia, volevo rilassarmi un attimino, quindi nessun motivo particolare. Cioè, voi quando non faccio i video vi preoccupate, pensate chissà che è successo, in realtà no, non avevo semplicemente voglia. Ho già fatto la colazione, gallette, la solita, latte e caffè, eccetera. In realtà dovevo iniziare la dieta semiproteica che non ho mai iniziato. L'ho pure scritta, ma non l'ho mai iniziata, quindi vabbè, farò una dieta normale. Oggi in realtà è mercoledì, vediamo cosa c'è nella dissociata. Pasta con sugo e stasera è il crudo. Vabbè, mo vediamo, perché io voglio fare tutta un'altra cosa, quindi mi faccio, stavo già progettando il pranzo, c'ho mezzo pacco di minestrone vegetale, quindi solo verdure. E poi voglio mettere a bollire il pacco di spinaci. Nel minestrone, siccome è poco, aggiungerò delle carote fresche e una zucchina. Così per me e per Emma farò il riso col minestrone, la pastina. Adesso vediamo, quindi seguo a modo mio, insomma, anche oggi. E poi domani vediamo. Tieni, amore mio. Di buongiorno. Buongiorno. E allora ragazzi, io mi metto a pulire perché sto un po' incasinato, ho fatto pure i panini stamattina ad Antonio e nulla, mi metto a pulire e poi più tardi dovrei scendere a fare un paio di servizi e nulla, questo è tutto ragazzi, poi devo fare un altro video, però vi anticipo già qualcosina. Guardate, guardate, guardate cosa sono arrivate. Ta-da! Bellissime, bellissime. Poi ve le farò vedere in un altro video a parte. Nulla ragazzi, io vi saluto, ci vediamo fra un po'.
Allora, ragazze, ho messo a bollire gli spinaci. Sì, ora mettiamo la musica. Le vuole la musica? E sono quelli là in foglie. Non so ad Emma se li darò così o farò una crema, perché ho paura che si affoga. Comunque, spinaci. E poi, ragazze, vedete, è proprio pochino il minestrone. Quindi adesso andrò a tagliare le carote che mi sono rimaste, la zucchina, e poi vedo. Se basta così faremo quello. Mettiamo la musica? Vuoi l'acqua? Ok, ragazzi, io faccio cuocere tutto e ci vediamo dopo. Cosa vuoi dire? Che io ti ho fatto fare una bella strada? Avevi detto una parola diversa. No, ti ringrazio perché oggi mi affitto. Ecco, appunto, vedi, ho fatto fare una bella strada lunga. Emma, sei contenta? Emma si sta divertendo il carrozzino. Stiamo andando al mercato a piedi ed io, siccome conosco bene le strade, sì, mi stava facendo perdere, meno male che non l'ascolto mai. Ho preso la strada più lunga, vabbè, comunque abbiamo camminato e rassodato, quindi per la dieta è fantastico. Allora, stiamo facendo il rientro. Mamma! Ciao! Siamo in mezzo alla campagna. Siamo in mezzo alla campagna. La pulizia è sempre all'ordine del giorno qui. Fiori, fiorellini che non si vedono, manco a pagarli. Nulla, non c'era un granché al mercato, quindi abbiamo preso solo un paio di cosette, poi ve le faccio vedere. Allora, ragazzi, io sono a casa, sto salendo una. Non ho fatto né spuntino né caffè oggi, è stata proprio estrema la mia mattinata. Però abbiamo fatto una bella camminata, ci voleva proprio. E io sto salendo, Emma ha preso sonno, quindi la sposto prima nella culla e poi vado a preparare il pranzo. Allora, ragazzi, siccome ho troppo fame e comunque ci vuole ancora un po', mi sto mangiando una mela. Mi sono anche cambiata per non sporcarmi le maglie con il logo, perché è anche un peccato. E nulla, ho detto ora mi mangio una mela di queste verdi, poi che non sanno di nulla. E nulla, mi sto facendo il minestrone, medem, con la pasta. Alla fine ho scelto la pasta e devo aspettare che sta cuocendo qui. E nulla, ci aggiorniamo fra un po'. Allora, ragazze, perdonatemi, ma non ho più registrato perché non mi andava. Purtroppo sto nella fase mia particolare, nella mia fase del mese, comunque non ho più registrato. Comunque ho mangiato a pranzo il minestrone, dicevo, a pranzo il minestrone, poi pomeriggio frutta e stasera volevo farmi la carne con il sugo. Adesso vediamo un attimino. Ho fatto un pochettino di spesa, ma giusto quattro cose che mi mancavano. Ho preso le spugnette, queste qui per lavare i piatti, della marca Splendelli, per splendere più belli. I piatti diventano più belli. Che marca è Splendelli? Ah, Rix è la marca. Poi le carote, perché domani vorrei fare la ricetta delle camille. Le vorrei fare con la farina di riso, quindi testiamo questa farina, insomma. E voglio fare le camille appunto per Emma, per me, ciao, voglio assaggiare anche io in realtà, perché non c'è niente di male. Ho preso due pacchi di questi qui, delle gallette, che vi avevo fatto vedere nell'altro video spesa. Sono degli snack della Riso Gallo, riso rosso integrale e lenticchie, queste qua sono, non le ho mai provate. E poi ho preso un altro pacco, quelle da nere, aspettate che Emma le ha già aperte, perché lei adora le gallette ormai. E sono queste qui, quelle lì con riso venere, che avevo già provato e sono divine. Emma ormai, quando le vede, perché invece di comprargli le patatine gli prendo queste, hanno sempre il sale eccetera, però almeno non sono fritte. Poi ho preso due bottiglie di questo latte, che l'avevo già finito. Io ed Emma siamo praticamente latte dipendenti ormai. Vabbè, io lo sono sempre stata, adesso anche lei. Intanto sta mettendo... Emma, che fai mamma? Ha avuto un morso qui sotto di zanzara, ma enorme. Poi ho preso un pacco di farina di Vella per cambiare, ho detto prendiamo di Vella invece di Barilla. Poi finalmente mi erano finiti i sacchi del freezer per surgelare le cose, tipo i panini ad Antonio, io settimanalmente li faccio e li separo uno a uno, cioè senza farmi la lista. Io non stavo riuscendo a fare la spesa come si dice, come Dio comanda. Invece adesso con la lista mi sto trovando benissimo. Appena mi ricordo o mi accorgo che manca qualcosa, me lo scrivo e mi sto trovando benissimo. Anche se sono molto smemorata, sta andando meglio. Infatti stiamo prendendo solo le cose necessarie. E poi ho preso l'ammorbidente della Soft. Io prendo sia il detersivo che l'ammorbidente Soft.
quando per esempio non vado per dire come si chiama il Tigotà, che lì hanno molte offerte, se mi trovo qui prendo la soft che mi trovo benissimo, sia ammorbidente che detersivo. E ho preso questo qui Argan e poi ho preso una cassa di acqua panna per Emma perché stavo usando Sant'Anna, se vi ricordate, ma il supermercato sotto da me non la sta prendendo, non sta arrivando proprio e quindi per arrangiare, perché l'acqua la prendiamo sotto casa per fare prima, comunque uno attraversa e sale, perché comunque non è che uno si può appesantire e fare i chilometri con l'acqua, insomma. Quindi la prendiamo e saliamo. E nulla ragazze, io adesso vado a preparare la cena e ci vediamo dopo per la buonanotte. Eh? Che dite? Che dite? Bella. Andiamo ad andare qui? No, gli piace quello che è. Andiamo a casa? Ma ci entra da là? Mica posso entrare, sarò un buscino. Buongiorno ragazze, non so da quanto tempo non registro, questo vlog sarà infinito, comunque noi siamo usciti, siamo tornati. E uscendo e tornando, Antonio mi ha dato questo pacchettino che io ovviamente devo aprire insieme a voi perché ho detto no, non lo apro perché devo assolutamente fare il video che devo avere la reazione in diretta, giusto? Quindi andiamo ad aprirlo insieme. L'emozione non ha voce. Allora, io non so cosa sia realmente perché chiedo così tante cose che poi mi dimentico. Non è che sono la classica che dice no, pacchettino. No, vabbè. Che bello. È l'anello col nome della bambina, ma questo non mette a fuoco. Allora, ragazze, è l'anello col nome di Emma. Adesso giro la videocamera e ve lo faccio vedere. Sì, con lo Ecco qui, sfondello ce l'ho. si vede abbastanza. Sì, infatti c'è scritto. Il mio telefono non è che è proprio fantasticamente. Allora, ragazze, che ne pensate? Vi piace? Allora, questa fascia me l'ha realizzata una ragazza, si chiama Katia, è diventata adesso una mia amica. E se voi volete acquistare questa fascia, le potete ricevere di tutti i colori, ovviamente quelli disponibili. Contattate lei in privato o contattate me e vi dico sia il prezzo della spedizione che della fascia. Però è lei che le realizza. Quindi, se voi volete la fascia col mio nome, questo è ricamato, vi assicuro che è bellissima. La potete ricevere tranquillamente. Contattate lei. Lei mi sa si chiama Katia Creazioni la pagina, o comunque Katia Creation o qualcosa del genere. Quindi vi metto qui sotto oppure vi metto proprio l'immagine della sua pagina. Adesso vedo. Così la potete fare tranquillamente. Se voi non volete acquistare la fascia perché non è obbligatorio, almeno sostenetela con un bel mi piace sulla pagina e un bel mi piace alle sue creazioni, ok? Sosteniamo sempre l'artigianato perché questa qui è stata ricamata appunto da lei e quindi è una cosa bellissima. Voi sapete che io adoro il ricamo e lei poi è molto brava, devo dire. Quindi se la volete ricevere, me lo fate sapere. Noi siamo qui per questo. E nulla, ragazze. Io comunque ho pranzato. Oggi abbiamo mangiato la mozzarella. Devo dire la verità, non sto seguendo precisamente la dieta perché stamattina siamo 7 giorni fuori e tutta la mattinata fuori siamo tornati tardi. E domani mattina ho la parrucchiera.
Domani c'è proprio un cambio radicale di colore, ve lo anticipo, a meno che la parrucchiera non si sottrae, cioè se non mi viene meno, e cercherà di autoconvincermi, perché lo fa sempre, ma io non mi farò convincere, ok? Quindi tornerò di un colore diverso. Volevo fare lo shampoo in merida, poi ho detto, vabbè, domani devo andare là, ma che so, cretina, perché di solito lo faccio sempre, quindi non l'ho fatto. Però in compenso ho fatto il bagno ai cagnolini, tutti e tre. Che stanchezza, raga. Comunque, come sto? A parte tutto, la comprate o non la comprate? Lo sapete che a me non interessa, a me interessa che voi mi sostenete. Certo, anche questo, anche comprare una semplice fascia per me sarebbe sostenermi alla fine, no? Perché comunque anche spendendo una piccola cifra vuol dire che ci tenete a me. Anzi, se io avevo la possibilità, veramente quanti regali vi dovevo fare, però purtroppo adesso il mio è un piccolo canale, non posso permettermi questo, però sarebbe molto bello. Io spero in un futuro veramente di arrivare in alto e poter dire, ragazze, questa settimana vi regalo questo, la settimana prossima quest'altro, sarebbe molto bello. E stavo dicendo, ah, l'anello vi volevo far vedere con calma, perché prima poi l'agitazione è tutto. Oddio, guardate quanto è bello. Cioè, ma perché non mette a fuoco? Io quello mi chiedo. Però un po' si vede. Aspettate, che se riesco. Ma che, ragazzi, se riesco che comunque ve lo faccio vedere vicino al dito. Vedete che bell'effetto. Molto, molto bello. Sono rimasta. Poi Antonio mi ha fatto anche la proposta, perché io non l'avevo ancora ricevuta la proposta. E lui sapeva che io volevo questo anello per la proposta, molto semplicemente mi ha chiesto di se lo volevo sposare. Ovviamente era già un sì, però sapete, no? Detto così è stato molto molto carino. Ovviamente non ho ripreso perché sono cose personali, vi racconto del mio matrimonio, vi farò vedere un po' le cose, però a me non piace riprendere al 100% tutto, perché molte cose devono comunque rimanere secondo me personali. Uno deve avere anche, no, la delicatezza, un po' di dignità, insomma. E nulla, ragazze, questo è tutto. Oggi vado di popcorn. Non lo so chi fuma, di quelle che mi seguono, raga, questo liquido è spettacolare, sembra di mangiare il popcorn. Comunque ci tenevo a dirvi una cosa. Attualmente io ho iniziato la settimana scorsa, avevo detto, con la nicotina 8, però in effetti era proprio alta. Questa qui è 1. Sì, mi sa che è 1. Comunque questo qui è un aroma al gusto di popcorn e caramello, quindi è proprio buona. Svapo Quadrato si chiama questa marca ed è buonissimo. Quindi nicotina 1, ma prossimamente la toglierò, così state più tranquille, visto che già mi avete fatto morta per una sigaretta elettronica. Non sto fumando niente di così grave che avete iniziato già a rompere le scatoline. Comunque, ragazze, io adesso mi metto all'opera. Sapete che faccio? Vi saluto, chiudo qui questo vlog. Domani però non mancate, perché domani andiamo dalla parrucchiera e quindi vedrete un cambio di look radicale. Speriamo. Speriamo, perché spesso non dipende da me, perché io ho delle idee molto folli, però poi mi vengono un attimino bloccate, perché semplicemente per il fatto che giustamente la parrucchiera, cioè lei sa il fatto suo, dice: vuoi perdere tutti i capelli? Vuoi rimanere calva? No, ovviamente, anche perché in balia del matrimonio è meglio che io abbia comunque dei capelli in testa. Però io adesso mi sono messa queste idee in testa, voglio fare quest'altro colore. Ho pensato, se eventualmente l'altro colore per il matrimonio non mi piacerà, a maggio, una settimana prima, 5 giorni prima, mi vado a fare una tinta castana e finisce là. Ma intanto fino a maggio mi sono tolto il desiderio di farmi sto colore. Cioè, che cavolo, dai. E noi, ragazze, ci vediamo allora domani con un nuovo video. Mi raccomando, non mancate. Ciao!